È ora di alzarsi. Sentendo soprattutto tutti i racconti delle altre persone che dicono: guarda, quando arriverai sul set troverai gente schiva, il divismo, le cose. Sono stato fortunatissimo, forse in 4 o 5 modi che io ancora non conosco. Uno di questi è stato sicuramente il fatto di lavorare con queste persone che sono state straordinarie. Trovare gente insieme a te che condivide questa stessa emozione, quindi è uno scambio continuo, è un... La prima storia tra tutti noi, cioè il primo amore tra tutti noi. È veramente stato un po' un ritrovo di una famiglia, quindi poi lavorare quando c'è alla base un rapporto di amicizia del genere è fantastico, è quasi un sogno. Credo che il motivo poi per cui sia stata scelta la nostra coppia, la sua coppia e quella di José, sia proprio perché fin da subito non è sfuggito a Ivan il fatto che ci fosse un'alchimia. Io sono sbalordita, ma proprio veramente sbalordita della bravura di tutti gli attori. Sono stupende come persone, tutti, maschi e femmine, ma sono talmente brave che mi hanno scioccata. Abbiamo fatto una cosa insieme ed eccoci tutti insieme, no? Unione. Mi vedi se c'è posto anche per queste? Ma ti pare che non hanno la carta igienica in Spagna? E tu non mi dici le cose come stanno? Credi che non l'abbia capito? Papà! Oh, approccio! Secondo me il modo di trasmettere messaggi oggi deve essere per forza fresco, frizzante, ammaliante. Il cinema deve essere un'attrattiva comunque. C'è questa leggerezza senza il dramma per forza dell'omosessuale che si uccide oppure che viene picchiato. Se cominciamo veramente a riderci e a smettere di vederla come una pratica intimista che a un certo punto esplode in un desiderio di eccomi, guardatemi, sono diverso ma ne sono fiero. No, non c'è niente di diverso, siamo tutti diversi ed è quella la cosa clamorosamente bella del mondo, quindi più ce la teniamo stretta è meglio. La cosa più difficile è rendere leggere le cose, i problemi sociali e farli arrivare con leggerezza, però che ti arriva lo stesso allo stomaco. Credo che sia forse anche lo strumento poi più forte per far arrivare determinate idee, determinate emozioni. È molto semplice, c'è un fatto, una cosa che esiste, quella esiste, si esiste, ci sono due modi per vivertela, o bene o male, scegli te.